Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Il cibo è un argomento magnifico perché parla della cura, parla del desco, parla del nutrimento e lo conosciamo fin dai tempi del nostro allattamento, che sia al biberon o che sia al seno. Purtroppo il mio compito oggi è parlare della faccia oscura dell'alimentazione, quando il cibo diventa dolore psichico. E per iniziare però volevo raccontarvi una cosa molto bella che riguarda Elsa Morante negli ultimi anni della sua vita. Chiedeva sempre ai suoi amici, quando li incontrava, qual è la vera frase d'amore, secondo te? E tutti naturalmente si alambiccavano pensando a frasi filosofiche, letterarie, altisonanti. Lei li guardava e diceva no, la vera unica frase d'amore è hai mangiato? E se ci pensate bene è una frase molto bella perché la si può dire a chiunque, naturalmente a un figlio, lo dice una madre, lo dice un padre, ma lo dice anche quando la persona che ami torna tardi dal lavoro o da un viaggio, quando un amico ti viene a trovare senza preavviso, hai mangiato? Però è anche una frase che, proprio perché implica l'accudimento, implica anche molte oscurità, parla molto del passato, parla molto di come siamo stati nutriti fin dal primo momento. E siccome Freud diceva che i poeti arrivano prima degli psicoanalisti, e io su questo non ho mai avuto dubbi, iniziamo con un bellissimo verso di Wisława Szymborska. Il corpo c'è, e c'è, e c'è, dice con la sua implacabile semplicità, e prova dolore, deve mangiare, e respirare, e dormire, ha la pelle sottile e subito sotto il sangue. Ecco, quel deve mangiare di Szymborska sarà la nostra porta d'accesso ai cosiddetti disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, come oggi in modo molto compito vuole l'etichetta diagnostica del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, il famoso DSM di cui avete senz'altro in molti e molte sentito parlare, è giunto alla sua quinta edizione. E questa frase, questa formula, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, ci introduce a tre disturbi. Poi io più, diciamo, semplicemente li chiamo come si faceva una volta quando io ero studente, i disturbi alimentari. Ecco, sono principalmente tre: l'anoressia, la bulimia e recentemente introdotto nella nosografia psichiatrica il binge eating. Naturalmente queste diagnosi, che sono diagnosi psichiatriche, sono delle diagnosi descrittive, parlano dei sintomi, sono delle etichette, le famose labels psichiatriche, etichette psichiatriche, che parlano di aumento di peso, di riduzione di peso, di aumento del numero delle abbuffate, delle cosiddette condotte compensatorie, cioè quando fai una abbuffata ma poi vuoi eliminare quello che hai mangiato, e quindi lassativi, vomito autoindotto. Ecco, però, come dice Szymborska, sotto queste etichette diagnostiche c'è il sangue del dolore psichico, ci sono le richieste d'amore, ci sono le promesse di odio, ci sono le strategie di controllo, c'è la mancanza di fiducia, c'è la vergogna dell'autostima, di non piacersi, e c'è il vuoto. Oppure, come mi insegnava Salomon Resnick, quando sempre ero studente, stamattina è un po' nostalgica, prendiamola così, e ci diceva con la sua inflessione argentina: ma il tuo paziente sta vuoto o sta pieno di vuoto? Ecco,
Queste parole di Resnick sono molto importanti dal punto di vista clinico, proprio perché i disturbi dell'alimentazione sono, diciamo così, una psicopatologia anche del pieno e del vuoto. E alla luce di quanto ci insegnava Freud, e poi non lo nomino più, l'io è prima di tutto un'entità corporea. Riflettete un attimo su questa frase, detta da chi ha inventato e ho scoperto l'inconscio, detta da chi ha fatto della metapsicologia una delle principali linee di sviluppo del suo pensiero, eppure dice che il vero organo psichico è il corpo. E in questo senso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono un argomento molto importante, proprio perché aiutano gli psicologi e le psicologhe che sono più abituate ad avere a che fare con la mente, a relazionarsi col corpo, perché comunque i disturbi alimentari sono dei disturbi che hanno una grande visibilità fisica e hanno una grande dimensione fisica e comportamentale, ma al tempo stesso obbligano gli psichiatri, che sono più abituati invece a guardare il corpo, gli esami del sangue, il peso che sale, il peso che scende, a fare i conti con una mente invisibile. Ecco, i disturbi alimentari sono un magnifico terreno, magnifico diciamo così da un punto di vista ovviamente clinico-teorico, per tenere insieme due cose che non vanno mai separate, cioè la sofferenza mentale e la sofferenza fisica. Una scivola nell'altra. Il corpo, ripeto, è un organo psichico. E siccome abbiamo iniziato con parlando di diagnosi in senso tecnico, quindi le etichette, le descrizioni, ovviamente introduttivamente farò due o tre brevi quadri, anzi tre brevi quadri di questi disturbi, anoressia, bulimia e binge eating, però subito voglio ricordare una frase che io insegno sempre ai miei studenti e alle mie studentesse. La diceva Karl Jaspers, grande filosofo e grande psicopatologo del Novecento. La sua Psicopatologia generale è un testo che è stato costantemente aggiornato da lui dagli anni 10, dagli anni 20 fino agli anni 50. E Jaspers diceva che la diagnosi per un vero clinico deve essere sempre un tormento. Forse c'è un pizzico, diciamo, di romanticismo tedesco in questa idea del tormento. Io quando la vendo ai miei studenti dico una tensione, ma la diagnosi è una tensione tra l'unicità del caso clinico. Ciascuna paziente, ciascun paziente è anoressico, bulimico, a modo suo, con la sua storia, con la sua biologia, col suo contesto sociale, però è anche riconducibile a una famiglia più ampia, più generale, che è quella che consente di formulare la diagnosi, di dire le caratteristiche di questa persona assomigliano alle caratteristiche di altre persone che chiameremo persone anoressiche, persone bulimiche, persone che hanno binge eating, e grazie a questa tensione, cioè tra l'unico e il generalizzabile, possiamo fare delle terapie personalizzate, ma al tempo stesso abbiamo un corpo di ricerca clinica e di letteratura clinica e di sperimentazione clinica che ci consente di dire ma quello che stai facendo è più o meno efficace. Quindi stiamo sempre, anche adesso che parlerò brevemente delle diagnosi, in tensione, in tormento, direbbe Jaspers, tra il caso clinico, la formulazione del caso clinico unica e la diagnosi come etichetta generale. Perché nell'unicità del caso clinico c'è appunto il modo caratteristico che un individuo ha di usare la sua personalità nel declinare il sintomo psichiatrico. E tenete a mente personalità, perché poi sarà un po' il filo conduttore della parte successiva del mio intervento. L'anoressia, anoressia come molte parole del linguaggio clinico e psichiatrico, ha l'alfa privativo, no? Quindi anoressia significa anorexis, la mancanza di appetito, e più in generale la mancanza di desiderio. La mancanza di desiderio per il cibo, che è una mancanza di desiderio per l'aspetto vitale dell'esperienza, quella proprio che Donald Winnicott chiama la aliveness,
quell'essere vivi che è la spontaneità anche del corpo, che non è una funzione della mente, è una funzione che il corpo trasmette all'esperienza. Ecco, l'anoressia è la mancanza di questo appetito, di questa vitalità. Molto semplicemente, lo sapete già, si riassume nella riduzione dell'apporto calorico, nella riduzione del peso corporeo che scende sotto gli standard minimi. C'è questo body mass index, l'indice della massa corporea, che è un numero e che scende molto. Gli psichiatri giustamente stanno molto a guardare il numero del BMI. Le persone anoressiche sono dominate dalla paura di perdere il peso, di aumentare il peso, e quindi cercano di perderlo e in qualche modo alterano la percezione del proprio corpo. Mi è capitato più volte di parlare con delle ragazze e anche dei ragazzi, poi sul tema del genere dentro il disturbo alimentare ci soffermeremo più avanti. Mi è capitato più volte di parlare con ragazze o ragazzi anoressici che mi dicevano: sono troppo grassa, non vede? Invece erano molto magre, erano molto magri. Quindi c'è questo tema anche, diciamo così, un po' di rappresentazione e di schema del proprio corpo che non coincide tra l'esperienza vissuta e chi osserva, chi interloquisce, e ha ripercussioni molto profonde sull'autostima. Il tema della vergogna, ma lo vedremo meglio quando appunto parleremo della personalità, è un tema dominante in quei quadri. Lo uso nel doppio significato, sia quadri clinici, ma anche quadri, e penso a Egon Schiele, che vediamo come corpi scarnificati, come corpi anoressici. E se vogliamo fare un riferimento cinematografico, io uso molto il cinema, non solo perché lo amo, ma anche perché credo che sia un veicolo didattico molto interessante per chi deve apprendere appunto il modo in cui si esprimono i disturbi psicologici e psichiatrici. Pensiamo a Primo Amore, il film di Matteo Garrone, che racconta una storia sia di dipendenza relazionale, sia di anoressia nervosa. La bulimia, invece, sempre un momento, diciamo così, etimologico, viene da bus limos, cioè fame da bue. Il bulimico ha una fame da bue, cioè ricorre frequentemente ad abbuffate. Spesso le abbuffate avvengono in stati micro alterati di coscienza, per esempio di notte, l'apertura del frigo, e questa caratteristica di mangiare un po' indistintamente il crudo, il cotto, il dolce, il salato, in casi gravi anche il congelato, si apre il freezer e si mangiano delle cose congelate, e questo dà immediatamente l'idea di questo vuoto da riempire, non per il gusto di alimentarsi, ma per la necessità di zavorrare questa dimensione di vuoto, che ha delle componenti naturalmente depressive e che ha naturalmente delle componenti identitarie, come se ci fosse bisogno di un peso con cui ancorare all'identità il proprio corpo. La caratteristica della bulimia, che è dal punto di vista psichiatrico il tema che la differenzia dal binge eating, di cui parlerò tra poco, è che queste abbuffate sono seguite dalle cosiddette condotte, come dicevo prima, compensatorie. O il vomito autoindotto, l'abuso di diuretici, di lassativi, anche altri farmaci, o un'attività fisica molto intensa per smaltire il cibo assunto, ma da non assimilare. Capite bene come sia l'anoressia sia la bulimia hanno ripercussioni sullo stato di salute fisica delle persone. Gli esami del sangue delle persone, soprattutto anoressiche, ma anche gravemente bulimiche, presentano insomma alterazioni significative nei sali, nell'apporto proteico. Se dobbiamo pensare anche qui a un quadro, ovviamente a tutti viene in mente Botero, perché Botero racconta, secondo me, in modo più gioioso di quello che è invece la sofferenza bulimica, comunque un corpo che deve occupare uno spazio. E se vogliamo pensare
a un film, e qui il tema del disturbo alimentare bulimico si intreccia con le caratteristiche della fisionomia del sovrappeso e dell'obesità, pensiamo a quel film che io ho trovato molto bello e molto delicato, che è The Whale di Aronofsky, che racconta la solitudine e gli antecedenti traumatici di una persona che ha trovato nel rimpinzarsi di cibo la soluzione alla propria sofferenza. Binge eating, invece, binge in inglese vuol dire abbuffarsi, e quindi è il mangiare abbuffandosi, ma la differenza è che non ci sono le condotte compensatorie. C'è però una grande velocità e voracità, e c'è un senso di sgradevole pienezza dopo, e c'è un senso di colpa, di imbarazzo e di disgusto per se stessi. La storia dei disturbi alimentari è una storia molto antica, quanto antico è il cibo. Lo stoico Seneca, quando doveva stigmatizzare la sovrabbondanza alimentare dei romani antichi ricchi, perché ovviamente i romani antichi poveri si nutrivano in modo frugale, diceva: mangiano per vomitare, vomitano per mangiare. Quindi questo ciclo dell'incorporazione e dell'espulsione anche qui vi può dire molto sul piano psicoanalitico e sul piano identitario. Ma procede anche nel tempo, e i casi che sono stati molto studiati sono i casi delle sante anoressiche. Per esempio Caterina da Siena è uno dei nomi più noti, Angela da Foligno. E su questo verrebbe da fare una riflessione sul tema del corpo. Jacqueline Nancy, un filosofo francese, dice che c'è stata un'età, una stagione in cui il corpo era la gabbia dei peccati, e la non alimentazione era una forma di ascesi e di santità, e in questo senso veniva perseguita anche dalle sante anoressiche. Poi invece, e questa diciamo è il corpo, una delle letture del corpo medievale, ma il corpo moderno, il corpo anche degli anni 90, degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, il corpo dentro cui anche io sono cresciuto generazionalmente, invece era un corpo che cercava la liberazione da quella gabbia, e quindi si esprimeva e si manifestava nella sua pienezza alimentare e sensuale. E Nancy invece dice con una certa tristezza che questo tema dell'interno-esterno nel contemporaneo è in qualche modo finito, cioè l'esterno è l'interno, e c'è una sorta di religione mondana del corpo, non una religione trascendente del corpo come poteva essere quella delle sante anoressiche. E a prescindere, diciamo così, dai percorsi storici, i percorsi diagnostici sono stati sempre piuttosto accidentati. Adesso naturalmente non sto a raccontarvi la lunga storia clinica delle anoressie e delle bulimie. C'è un caso molto noto, molto famoso, molto anche interessante da leggere, che è quello, il caso Ellen West di Ludwig Binswanger, uno psichiatra fenomenologo, che racconta la storia di questa ragazza anoressica. Ma i due grandi psichiatri che hanno iniziato a costruire una nomenclatura, sapete che in psichiatria la nomenclatura è un grande limite, ma è anche un grande vantaggio, perché consente di accorpare attorno appunto a una diagnosi una complessa casistica clinica dove altrimenti ciascuno vedrebbe quello che vuole, sono William Gall, inglese, con anorexia nervosa, e Charles Lesaigue, francese, con dell'anoressie hystérique. Hystérique è una parola che riguarda la personalità e freudianamente uno specifico sviluppo del carattere, che viene poi invece messa in discussione. Allora vi leggo due righe da un allievo di Charcot, il grande psichiatra della Salpêtrière, che dice: la nostra malattia è neuropatica,
cioè nevrotica, ma non osiamo dire isterica. È troppo facile applicare questo epiteto a tutti i problemi che si manifestano al di fuori di ogni lesione anatomica apprezzabile. Vedete come a quei tempi la neurologia e la psichiatria erano molto intrecciate, c'era la ricerca della lesione anatomica. Non constatiamo qui nessuna stigmata isterica. Crediamo invece che a causa dei suoi tristi precedenti, della tristezza abituale, la malattia evolva verso la melanconia. Ecco il grande altro ingresso di un'altra delle parole che ha fatto la storia della diagnostica e che è la melanconia, e anche questo è un termine che viene dal corpo, perché la melanconia è la bile nera, melanos, e quindi è una, diciamo così, secrezione fisiologica che ha molto a che fare con l'idea che avevano gli antichi dei caratteri e delle personalità che erano in qualche modo guidati dalla vita corporea, che poi è qualcosa che troviamo per esempio nella medicina ayurvedica. Quindi antico e passato, corpo e personalità intrecciano il loro discorso. Ma questo per dirvi che l'eterogeneità diagnostica, l'eterogeneità dei quadri clinici, il decorso, le risposte ai trattamenti che le persone con disturbi alimentari richiedono sono molto variate, diverse tra di loro, non ha nessun senso clinicamente fare di ogni erba un fascio, e la mia posizione è che soltanto se immergiamo nel grande contenitore delle personalità il sintomo che la psichiatria ci rivela, essere sottopeso, abbuffarsi, possiamo declinare in modo più specifico e individuale e quindi avere trattamenti più personalizzati, quelli che la psicoterapia inglese chiama tailored psychotherapy, cioè fatte dal sarto, fatte su misura. E quindi, anche come le linee guida internazionali ci ricordano, ci vuole per curare le persone con disturbi alimentari gravi, ovviamente, una rete multiprofessionale, psichiatria, psicoterapia, farmacoterapia, nutrizionismo e ambienti di cura diversi a seconda dei casi, l'ambulatorio, l'ospedale, la struttura residenziale. E occorre una diagnostica che non è fatta solo di questionari da compilare, anche se i questionari da compilare, per esempio l'Eating Disorder Inventory o il Body Uneasiness Test, cioè dei questionari che riguardano la presenza di sintomi o il disagio nei confronti del proprio corpo, l'evitamento della propria immagine, la compulsività al controllo, una caratteristica soprattutto dei pazienti anoressici e delle pazienti anoressiche è la misurazione continua del giro della pancia, del giro della coscia, stare sulla bilancia, quindi c'è questo aspetto di controllo ossessivo. Ho messo dentro un'altra parola, abbiamo visto l'isteria, abbiamo visto la melanconia, abbiamo visto la ossessività, abbiamo visto leggermente, vedremo meglio, il narcisismo, quindi è un arcipelago di personalità, l'arcipelago dei disturbi alimentari. E quindi è molto importante che questi test, queste valutazioni siano però accompagnati sempre da colloqui attenti. Non si può fare la terapia psichiatrica o la terapia psicologica con il paper and pencil inventory, cioè mettiamo le crocette oppure con un ascolto distratto. Ci vogliono dei colloqui che entrino nelle storie delle pazienti e dei pazienti, nelle storie non soltanto familiari, nelle storie biologiche e nelle storie sociali, perché, come vedremo tra poco, pochissime, diciamo così, sofferenze mentali e comportamentali sono legate ai temi della cultura e della società e all'idea di come appariamo e di come gli altri ci devono vedere, come il disturbo alimentare. Anticipo che questo naturalmente spiega anche, non tutto, ma parecchio del perché l'anoressia è sempre stata un disturbo soprattutto della psiche-corpo femminile, perché è molto legato all'idea di come deve essere un corpo e quindi, insomma, l'idealizzazione della magrezza, ma è un pezzo del problema, non è tutto. Io affronto sempre le tematiche della sofferenza mentale da una prospettiva biopsicosociale, che è vero che è una parola che dicendo tutto non dice niente, però è anche vero che se non mettiamo insieme
questi tre elementi della crescita e dello sviluppo individuale e della storia delle nostre relazioni, cioè la psicologia, la biologia e i contesti sociali e anche politici, direi oggi, capiamo poco. E quindi tutto questo, diciamo, ci spinge a riflettere su che cosa è la creazione di un'immagine corporea. Di cosa è fatta? È fatta di identificazioni. Il corpo dei nostri genitori è molto importante nel modo in cui costruiamo e rappresentiamo poi il nostro. L'idealizzazione del corpo, e quindi io non mi piaccio dentro questo corpo, vorrei un altro corpo e idealizzo quel corpo, e qui naturalmente il messaggio sociale dei corpi delle persone famose e del modo in cui le persone famose usano i loro corpi è molto importante. La sessualità, perché il corpo è il luogo della sessualità e non è trascurabile che oggi, con un potente trasferimento delle relazioni dentro gli schermi, quindi relazioni virtualizzate, producano in qualche modo un depotenziamento dell'espressività sessuale e dell'espressività relazionale, quello che chiamiamo anche il tocco affettivo, l'affective touch. E naturalmente questi temi hanno molto a che fare con l'autostima e con il piacersi, il non piacersi. Le persone che soffrono di disturbi alimentari, soprattutto quando il tema è molto magri, molto grassi, si guardano tanto allo specchio e cercano continue rassicurazioni negli altri e nello specchio, relativamente alla possibilità di aderire a questa immagine idealizzata, che spesso in realtà è un'immagine piuttosto distruttiva, perché è un'immagine che tendenzialmente sostiene la possibilità di vivere senza alimentarsi, quindi sta dentro il paradosso suicidario che c'è ovviamente nei casi anoressici più gravi. E dentro, diciamo così, questo discorso che vi propongo un po' dal punto di vista clinico-diagnostico, naturalmente dobbiamo soffermarci su quello che è un po' il continuum delle gravità. Il continuum delle gravità significa che, faccio un passo indietro, ciascuno di noi può essere preso in considerazione dal punto di vista del funzionamento psicologico a partire da quello che chiamiamo il livello di organizzazione della personalità. C'è uno psicoanalista e psichiatra che ha segnato fortemente la disciplina contemporanea, che si chiama Otto Kernberg, oggi ha 96 anni, è arzillissimo, e negli anni 80 ha costruito un modello che è prendere in considerazione alcuni aspetti del nostro funzionamento. Qual è il nostro esame di realtà? Perché se io sostengo di essere troppo grasso ma peso 42 kg, c'è un problema di esame di realtà. Di prendere in esame lo stile difensivo. I meccanismi di difesa sono i modi, i comportamenti che noi utilizziamo, o anche i funzionamenti psichici che noi utilizziamo per rispondere a minacce psicologiche o anche minacce reali. Per esempio, quando ci fanno una diagnosi di una malattia difficile infausta, attiviamo dei meccanismi di difesa, per esempio la negazione, lo spostamento. Ecco, quindi l'uso dei meccanismi di difesa è un altro aspetto che caratterizza la nostra organizzazione di personalità. Se io non mentalizzo nulla di quello che mi accade, facilmente userò come meccanismo di difesa l'acting out, cioè litigo con te e anziché discutere ti do un pugno, oppure non vengo assunto e non mi danno il lavoro che speravo e anziché, insomma, essere triste una sera, parlarne con gli amici e cercare di trovare un altro lavoro, io mi bevo due bottiglie di vodka, oppure vado velocissimo in autostrada a sfidare un po', diciamo, in modo implicitamente suicidario il pericolo. Ecco, questi sono degli acting, e anche l'ipernutrizione bulimica e anche l'iperdieta anoressica sono tradurre in comportamenti non mentalizzati e non simbolizzati delle sofferenze. E poi il terzo tema, quindi esame di realtà, meccanismi di difesa, il terzo tema kernbergiano è il, diciamo,
l'integrazione dell'identità, la consapevolezza di chi sono, di quali sono i miei limiti, di quali sono i miei punti di forza, della differenza che c'è tra me e l'altro, tra interno e esterno. Questi tre temi, identità, difese e esame di realtà, possono appunto presentarsi lungo un continuum di gravità. Ci sono dei meccanismi di difesa molto evoluti, molto maturi, pensiamo per esempio alla sublimazione. Ecco, vengo lasciato dalla persona che amo e soffro, sto a casa, piango, però mi leggo un libro o faccio una telefonata a un'amica oppure scrivo una poesia anziché tagliarmi le vene. Quindi insomma, questo è anche l'idea della gravità. Ecco, questi tre aspetti della personalità, a seconda di quanto sono gravi, di come si manifestano, configurano le personalità, diciamo così, normalmente sane, mediamente sane, non esiste la sanità come criterio assoluto, è molto relativo, le personalità più nevrotiche, le personalità cosiddette borderline, dove diciamo la situazione non è difficile, conflittuale, ma in qualche modo articolata nel pensiero, è molto agita e c'è molta angoscia e c'è un rischio di frammentazione psicologica che poi nella quarta e ultima organizzazione di personalità, che è quella psicotica, si frammenta in schegge che possono proprio anche esprimersi in modo delirante. C'è tutta una tradizione della psichiatria e della psicoanalisi sui disturbi alimentari che vedono in forme gravi dell'anoressia, per esempio, un disturbo anche con degli aspetti psicotici e semideliranti. Quindi, da chi, quando è un po' sotto stress, fa una buffata, o da chi, quando è un po' malinconico, smette di mangiare, cosa che accade a tutti noi, a chi sa che col cibo ha un rapporto difficile, conflittuale, un po' sempre lì a fare braccio di ferro con il cibo, con la bilancia, col piacere anche invece di godere del cibo, e quindi ha una relazione, io direi, normalmente nevrotica con l'alimentazione, a chi invece ha più impulsività, incapacità di regolazione delle proprie emozioni e dei propri comportamenti, a chi appunto si spinge in modo drammatico fino ai limiti della sopravvivenza, tanto è vero che uno dei modi con cui è chiamato anche il tema anoressico molto grave è quello di una implicita suicidarietà, diciamo, trasferita nel comportamento alimentare. Questo continuum delle gravità è un continuum delle personalità ed è richiede un continuum degli interventi terapeutici, perché ovviamente stare male in modi diversi, stare male all'interno di strutture di personalità diverse, implica degli interventi terapeutici diversi, in alcuni casi più di tipo cognitivo-comportamentale, anche con regole, in altri casi più di tipo psicodinamico, psicoanalitico, con una ricostruzione della propria storia e un'elaborazione dei propri conflitti, in altri casi più di tipo psichiatrico, farmacologico, ospedaliero, comunitario e in molti casi di tipo sistemico familiare, perché, come potete intuire, quando il tema psicopatologico è l'alimentazione, è difficile pensare che questo tema non implichi il luogo primario della nostra relazione con il cibo, che è il contesto in cui siamo cresciuti, ma non allattato bene, allattato male, se così si può dire, ma il significato, non necessariamente che è stato dato, ma che io ho costruito relativamente al ricevere nutrimento, perché l'anoressia è il rifiuto del nutrimento e il rifiuto anche della vitalità che è contenuta nel nutrimento. E quindi si capisce, per esempio, spesso perché io sono contrarissimo alla colpevolizzazione delle madri nell'ambito della clinica psichiatrica e della clinica psicoanalitica, sono assolutamente, abbraccio fino in fondo la definizione di Winnicott di una madre sufficientemente buona, cioè di una madre che fa quello che può fare, e quindi tendo a parlare di sistema familiare, ma vicino a quello metto anche il contesto sociale e la disposizione biologica, perché il tema dell'alimentazione è un tema anche di sensorialità. Il modo in cui il bambino o la bambina
elabora in modo sensoriale il cibo nella bocca, la sua digestione, le problematiche alimentari, le problematiche digestive connesse all'alimentazione nell'infanzia, hanno molto a che fare con aspetti, diciamo, che non c'entrano con il tipo di accudimento ricevuto o non ricevuto, hanno a che fare con la forma del tuo stomaco, del tuo esofago e con tutta una serie di caratteristiche anche caratteriali che ti spingono a investire il mondo di un'energia e di una positività o a ritrarti dal mondo con una paura e una preoccupazione che sono anche caratteristiche del temperamento, quindi della biologia del carattere. Detto questo, dentro il continuum delle personalità possiamo naturalmente riconoscere delle declinazioni caratteristiche. Noi abbiamo fatto uno studio ormai parecchi anni fa, molto interessante, in cui abbiamo fatto colloqui di valutazione con un gruppo molto numeroso, quasi 300 persone, soprattutto esclusivamente ragazze in quel caso, con un disturbo alimentare, con una diagnosi di disturbo alimentare. E attraverso uno strumento che è un assessment specifico della personalità e delle caratteristiche della personalità, abbiamo identificato tre tipi diversi di anoressiche. Le cosiddette anoressiche ad alto funzionamento, quelle quindi estremamente competenti, perfezionistiche, coscienziose, ma anche forse molto troppo autocritiche, con obiettivi idealizzati e spesso irraggiungibili e sentimenti di ansia nei confronti della loro inadeguatezza, e vedete che qui si intrecciano aspetti ossessivi, il controllo, e aspetti narcisistici, l'idealizzazione, ma hanno per esempio sono sempre ragazze molto brave a scuola, molto, diciamo così, anche compiacenti per certi aspetti nelle relazioni con gli adulti. Un'altra tipologia, un altro sottotipo di personalità con disturbo alimentare è invece quella disregolata, dove siamo più nell'ambito della personalità borderline, dove è più frequente incontrare nelle storie e nelle anamnesi degli eventi traumatici, dove appunto il cibo è qualcosa a cui si ricorre in modo impulsivo, disregolato, con una forte connotazione emotiva, la mancanza di controllo, non l'ipercontrollo, una intensa emotività, una notevole rabbia e una serie di sintomi che sicuramente vanno più nella direzione bulimica che non nella direzione anoressica. E poi c'è invece una componente più coartata, più ipercontrollata, meno riflessiva, meno mentalizzante, più legata al tema di vuoto e di impotenza e di vergogna, dove si intrecciano tematiche, diciamo così, più narcisistiche e più depressive. Ecco, tutto questo per dirvi che non ha senso dire una diagnosi di disturbo alimentare, tout court. Dentro quel disturbo alimentare che persona c'è? Che storia ha? Che carattere ha? Che meccanismi di difesa usa? Qual è l'intensità della sua relazione con la realtà? E qual è, naturalmente, anche il sentimento di identità che porta con sé? E questo è, diciamo, il motivo per cui il dialogo tra gli psichiatri, che fanno giustamente il loro mestiere di curare in termini anche medici, e gli psicoterapeuti e le psicoterapeute, che fanno invece il loro mestiere di curare con le parole, la talking cure, ma curare con le parole non significa raccontare, diciamo così, delle favolette, significa imparare a utilizzare le parole per esprimere, per esempio, i propri affetti. C'è un tema molto importante che è la lessitimia, cioè l'incapacità di narrare e verbalizzare e direi quasi riconoscere gli stati affettivi. Persone che confondono la rabbia con la tristezza, persone che confondono la solitudine con l'isolamento. E quindi un'educazione a un vocabolario che serve a descrivere come stai non è solo un momento di autoconoscenza, è un momento di relazione, perché lo fai insieme a un'altra persona. E quindi questo è il tema grande, bello e importante della relazione terapeutica, che naturalmente appunto deve integrare il lavoro sul corpo e il lavoro sulla relazione, sul dialogo e sulle parole. Vi avevo detto che avrei speso qualche parola, e ci stiamo avvicinando alla conclusione, per riflettere sul tema del genere nelle patologie alimentari.
Tradizionalmente le anoressie sono, e anche le bulimie un po' meno, sono sempre state riferite alla popolazione femminile. Ma questo, come dicevo prima, ha a che fare con uno sguardo sul corpo che si trasforma, su una complessità della crescita, della soggettivazione e anche della costruzione della propria sessualità, spesso, e della propria, diciamo così, immagine sessuale, spesso diciamo molto complessa dal punto di vista delle aspettative, non solo delle aspettative sociali, ma anche delle aspettative familiari. Sappiamo, diciamo, che certamente pesa molto anche sui maschi l'eredità di che cosa è la mascolinità, ma pesa molto e ha pesato forse molto di più storicamente anche sulle femmine l'idea di che cosa è la femminilità e in che modo il corpo deve adeguarsi alla femminilità. Pensiamo semplicemente alla moda e alla necessità che il mondo della moda ha sentito negli ultimi 10 anni di ridurre le problematiche, diciamo così, la diffusione di un modello anoressico di bellezza. E c'è un libro molto interessante, di un'autobiografia di una donna che si chiama Roxane Gay, che ha sofferto di binge eating e ha scritto che il suo corpo non è mai stato solo il suo corpo è sempre stato un corpo guardato da una doppia prospettiva, la sua, quella esterna, che è della mamma, che è della società, che è del padre, che è del marito, che è del fidanzato. Oggi credo che esista anche una problematicità importante del corpo maschile. Ovviamente gli psichiatri non si lasciano perdere l'occasione di trovare una etichetta diagnostica, che è la vigoressia o bigoressia. La vigoressia è la costruzione di un'identità fisica esasperata sul piano muscolare. È questione di gusti, un corpo, diciamo, ben fatto è una bellissima cosa, ma a volte basta un po' andare in giro il sabato e la domenica per le strade per accorgersi che c'è una in qualche modo un'esasperazione anche qui di un ancoraggio fisico a una ricerca identitaria. E tra l'altro, ovviamente non con le gravità anoressiche, però anche l'assunzione di farmaci, di sostanze chimiche, di anabolizzanti o un utilizzo del corpo in modo estremo presenta anche nel caso della vigoressia maschile, parte c'è anche la vigoressia femminile molto meno, delle problematicità anche sul piano medico e sul piano organico. Io direi che ci troviamo di fronte a due corpi oggi, a 1000 corpi, ma vorrei soffermarmi su 2 corpi. Un corpo che potremmo chiamare iperreale, un corpo hyper-embodied, cioè oggi va molto il tema dell'embodiment, cioè del modo in cui incarniamo e personifichiamo corporalmente, diciamo, delle istanze che sono di carattere psicologico, sociale e relazionale. Ecco, questo corpo iperreale è un corpo completamente sottoposto al tema dell'insoddisfazione e ha una concentrazione eccessiva sulla sua esteriorità negativa, quindi la bilancia, lo specchio, la misura delle circonferenze, il body checking e anche, un altro termine importante degli studi clinici, la dismorfofobia, cioè vedere difetti dove non ci sono. Ecco, questo è un corpo, in qualche modo, il dismorfismo corporeo, è un corpo in qualche modo iperreale, che deve essere adattato, trasformato, spesso plastificato in una direzione idealizzata. L'altro tema è invece un corpo, a mio avviso, irreale, cioè un corpo disembodied, non hyperembodied, non sovrainvestito, ma sottoinvestito. È un corpo, quel corpo appunto pieno di vuoto, quel corpo che pone dei dubbi sul confine tra me e l'altro, sulla mente e sul corpo e che produce sentimenti di dissociazione, di estraneità e che sicuramente richiede a volte la buffata per potersi in qualche modo calmare, fermare. Non trovo, anche ovviamente sono espressioni clinicamente molto diverse, ma così come il corpo, per esempio, è oggetto del self-cutting, quindi del tagliarsi per superare fisicamente con un'emorragia
fisica, un'emorragia dolorosa che non riesce a essere simbolizzata, quindi questo è un acting a proposito di quello di cui parlavo prima. Ecco, anche questo riempimento è un modo di attaccare il corpo, questo corpo disincarnato e non più reale, per gestire un'angoscia, per gestire un'angoscia, una tematica dissociativa. E queste sono storie comunque più legate a esperienze traumatiche, a esperienze di abuso, a esperienze di violenza, di maltrattamento o anche di grave neglect, trascuratezza e disconoscimento. Quindi cibarsi, come è chiaro, non è soltanto una necessità fisica, non è soltanto un atto sociale, un rito sociale, è anche una formulazione identitaria. E quindi dai tempi delle sante anoressiche, forse dai tempi delle cene trimalcionesche, il corpo è l'oggetto che più interroga la psiche e che in questo momento più interroga noi professionisti della salute mentale, per imparare a capire poco, perché capiamo poco, e soprattutto però poco a poco quello che può essere il dialogo, l'indicazione al trattamento, la riflessione clinica che può aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari dal convivere con questa necessità, che però può essere dolorosissima e tutt'altro che vitale. Grazie.